Buongiorno a tutti, qua siamo a Piancavallo di Eugebio, questa era la linea di questa sciovia molto particolare costruita negli anni 50 dalla ditta Rosnati, montava i treni dell'ingegner Giuseppe Rosnati e qui c'è la stazione tenditrice motrice a valle, semplice linea monte, lunga circa 250-300 metri, giù di qua partiva lo skilift Panzeri, un po' più lungo, con sostegno a T degli anni 60, quindi più giovane, ma erano totalmente separati. Infatti qui c'è ancora la rete col fio spinato e i due impianti non erano assolutamente collegati, perché la ciovia Panzeri permette di raggiungere Leitner del 69 a gasolio in cima e quindi era un'area sciistica, diciamo pubblica, gestita dalla baita giù di lì di questi due impianti. Invece questo è il terzo, la ciovia Rosnati, era privata, oggi appartiene all'istituto che c'è qui, zoologico, e quindi era una sciovia appunto privata, caso unico nel suo genere, ovviamente, perché una sciovia Rosnati assolutamente non è per nulla comune, e quindi qui è una zona molto interessante dal punto di vista impiantistico. Tutta la fune e gran parte della fune è proprio nella terra e anche per terra, in alcuni punti solo sui sostegni e ancora sulle rulliere. Ma anche a monte rimane in parte attaccata alla puleggia da un lato, dall'altro è già scarrucolata. Presumo anche questo impianto avesse la targa Rosnati lì, che si sviluppava in orizzontale. Poi lì appunto la stazione motrice, e molto particolare invece il sistema del contrappeso, che ricorda un po' le sciovie tecno-sci. Come ad esempio viene in mente quella che si trova all'Abetone, Campo Scuola, mi ricordo più, mi sembra quello Le Regine, comunque scendendo verso la Toscana, dove c'era una sciovia che ricorda molto questa, perché guardate un po', la stazione, le puleggia di contrappeso, quindi da deviazione, erano proprio lì, quindi distavano parecchi metri dalla stazione tenditrice. Questa è lì come sono unite, e questa è la particolare stazione motrice a puleggia. Molto particolare anche questo sistema, quindi il treno ovviamente passa qua. Queste qui sono delle parti praticamente molli, vedete, quindi probabilmente faceva anche un bel rumore, un impianto davvero particolare. Qua è tutta la struttura protetta. Qui è il gabbiotto dove non rimane nulla, ecco qua, e qui vi faccio vedere, già che ci sono, anche la struttura con la puleggia di deviazione, il contrappeso, eccola qua, che sicuramente notavi perché di dimensioni notevoli. Ecco qua il contrappeso. Di qui invece c'è lo skilift Rosnati, ecco qua il Leitner e lì il Panzeri. Ecco qua, spunta qui a Piancavallo di Oggebbio. Qui era la vecchia pista, faccio anche notare che era separati i due impianti da quella rete col fio spinato, separava il Panzeri dal Rosnati. Infatti i due impianti non erano assolutamente collegati, perché questo era dell'Istituto Zoologico Italiano, e quindi appartiene a un privato, e quindi era una cosa a sé rispetto alle sciovie Leitner e Panzeri. Questa vista che ci regala il Lago Maggiore oggi, 11 giugno, questa è la stazione di monte con i rulli, fune scarrucolata, tagliata anche in diversi punti, le basi appoggio con questi sostegni tubolari, e appunto questa stazione sciistica. Beh, di qui c'è la stazione sciistica dell'Aveno, e no, scusate, l'Aveno o l'Aceno, mi confondo sempre, cos'è l'Aveno Mombello, dovrebbe essere l'Aveno, che l'Aceno è quello che è in Campania. Poi di qui possiamo notare il Mottarone, e poi su di qua c'è Valvigezza e poi Alagna Valsesia.
diciamo dritto di là, Scopello, Rimasco, tutti questi posti qui. Ecco qua, stazione di Monte, semplice rinvio, valle tenditrice motrice, come già ho detto. E niente, ecco qua, puleggia e rinvio, particolare per tutta questa struttura in cui appunto passare i traini, quindi facevano anche parecchio rumore, ed è stato un piacere ovviamente sentirlo in funzione. Eccolo qua. I rulli e la puleggia. Impianto molto particolare della Rosnati, assolutamente unico nel suo genere. Montava proprio i traini ingegner Giuseppe Rosnati, sembra si chiamasse Giuseppe. Eccolo qua. E io vi saluto e alla prossima.